buongiorno agli amici sintonizzati su Radio Re 9. Qua c'è veramente parecchia adrenalina in giro con Andrea Mosconi, prima al telefono, l'allenatore della Samb. Abbiamo strappato l'ok per insomma dargli il benvenuto nei nostri studi martedì mattina, e poi ancora la telefonata con Massimiliano Sini da Roma, e insomma lui ci farà da speciale inviato per il Vinitaly lunedì mattina per il Pungiglione. Radio Re 9, diamo il benvenuto a quest'uomo in questo momento, voce direi quasi da un cantante soul, ma in realtà lui non è cantante, era un graditissimo ospite. Sandro Senti, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, fra poco torneremo in diretta su Radio Re 9, parleremo con te della madrugata e di tutti gli altri progetti, va bene? Certo. A fra poco su Radio Re 9, state lì. A sinistra c'è lui, è Sandro Senti. Parliamo di associazione. Lui è presidente dell'associazione Madrugada e parliamo anche con lui in doppia valenza, perché è del presidente della Confesercenti Turismo. Allora, si sta aprendo ovviamente la grande stagione, la bella stagione, quella davvero su cui tutti puntano, caro Sandro, ed è importante. Come si prospetta? Ma diciamo che dopo questi anni di crisi, oggi l'imprenditore, soprattutto quello che agisce nel nostro territorio, deve veramente mettercela tutta. Perché oggi da soli non ci se la fa più, perché chiaramente oggi non si possono fare dei compartimenti stagni, oggi bisogna condividere tutto, per cui turismo e madrugada, nel senso sia la notte sia il giorno, deve essere un po' tutt'uno, no? ci vuole un percorso unico dove il turista che viene qui oggi non è più il turista di una volta, sì, magari veniva, si accontentava del sole, il mare, magari un piatto di cozze. Oggi il turista vuole vedere l'arte, vuole divertirsi la sera, vuole la spiaggia pulita, vuole il relax, vuole il benessere, insomma tutti quei servizi che in qualche modo fanno migliore un servizio in generale, che è quello appunto della stagione estiva, da parte poi di un operatore turistico. Certo, però io sono spesso polemico, chi mi conosce lo sa, per cui io vedo che bisognerebbe cercare di cambiare rotta, ma cambiare rotta al di là del fatto del nostro premier, che in qualche modo sta dando, al di là dell'essere accattivanti con Renzi o no, però sta dando un impulso sicuramente, e quindi io direi che oggi bisogna veramente cambiare rotta, nel senso che oggi l'imprenditore deve per forza crearsi non più una nicchia, ma deve agire nell'ambito territoriale. Ecco perché io spesso dico che oggi, per questi problemi campanilistici, Ascoli e San Marito dovrebbero, queste due città capofila, interagire sia a livello di arte, perché Ascoli chiaramente è predisposta in quel senso, esatto, e sia a livello turistico, visto che stiamo qui a San Benedetto, sappiamo perfettamente la valenza di quello che comporta, insomma, San Benedetto per il turismo. Se si mettessero insieme, probabilmente questa Joya Venture avrebbe sicuramente risultati migliori. Fra poco ti vorrei fare una domanda, ascoltiamo un attimo una canzone, e la domanda può essere anche questa. Restando nella regione Marche, già dalla nostra parte sud, quindi San Benedetto del Tronto, c'è un abisso con Senigallia, e fra poco ne parliamo, perché insomma anche quella è una bella realtà. Fra poco, al Pungiglione. Certo. Lui non si ferma mai, davvero ha tante cose da raccontarci. Sandro Assenti questa mattina al Pungiglione con noi per questo giovedì 3 aprile. Noi abbiamo anche esigenza di comunicare, di dirci tantissime cose. Insomma, prima di andare, di fermarci un attimino, la domanda era stata proprio questa. Proprio fermarci nella regione Marche. Noi, San Benedetto del Tronto sud, però se un attimo ci girassimo a guardare Senigallia, capiremmo che c'è un abisso. Come mai? Perché Senigallia ha un cartellone di manifestazioni davvero importanti. Vogliamo nominare il Summer Jamboree, vogliamo nominare tutto il resto. Ma veramente da pelle d'oca. Come mai questo abisso, pur restando nella nostra regione? Allora, innanzitutto chiariamo che come presenza San Benedetto, ormai appurato dai dati, dove spesso noi andiamo a valutare, siamo superiori a Senigallia come presenza, soprattutto come arrivi. Il problema proprio è della gestione. Senigallia riesce a coagulare un associazionismo maggiore rispetto al nostro. Noi poi giù, non so se è la nostra terra, sì, però si miscelano meccanismi di visibilità voluta, forzata, di invidie, per cui qui da noi il concetto della sinergia proprio non sappiamo nemmeno dove sta di casa. Qui noi abbiamo 5 organizzazioni che ci escono di chalet, abbiamo non 4, si guardano fra di loro, non si parlano, ecco. Gli albergatori sono 4 associazioni, quindi questa divisione porta sempre dei problemi di non conduzione univoca, quella che in realtà invece fa Senigallia. Infatti su, io lo so per certo, riescono a coadiuvare spesso meccanismi che li portano a fare un unico intento. C'è un'amministrazione che in qualche modo dà grande importanza al turismo, perché se tutti quanti si
diciamo così, dicono che in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, il turismo è il petrolio che noi dovremmo avere in Italia, sì. In realtà poi questo lo si dice, ma poi dopo non lo si mette in pratica, per cui sul turismo invece è con la T maiuscola. Questo è il primo aspetto. Poi concludo, se noi andiamo a fare una valutazione, noi abbiamo qui delle zone con dei borghi meravigliosi, abbiamo una gastronomia che funziona. Le bandiere arancioni, quindi insomma. Ma oggi c'è proprio oggi, stamattina in comune c'è proprio la bandiera, di nuovo la bandiera quella blu, quella che caratterizza un po' la nostra zona, sì. E c'è di nuovo la presentazione con i vari rappresentanti dell'associazione e con l'assessore. Per cui a livello poi di bellezze, io sfido chiunque a fare una valutazione fra quello che è il lungomare di Senigallia e quello di San Benedetto. Per cui noi abbiamo le potenzialità. Abbiamo la Ferrari. Oh. Occorrono a volte gli Alonso, occorrono bisogna i piloti, occorrono saperla portare. E a volte ci si riesce, a volte come in questo momento, magari stiamo ancora lì a vedere alcuni aspetti. Infatti, io proprio ieri sul giornale ho scritto che il fatto di avere un lungomare mozzato fino a metà, il fatto di avere magari un problema ancora come il Ballarin che rimasto lì e quando doveva essere una delle priorità dell'amministrazione, esatto. Il fatto di avere una città piena imbrattata, questa è una cosa che ho fatto il una grossa battaglia. Il fatto che la città si allaga un po' troppo spesso quando piove. Quello diciamo non è soltanto un problema di questa amministrazione, perché è un problema atavico che praticamente ormai San Benedetto, stando spesso anche in certe zone sotto il livello del mare, diventa complicato. Invece il problema magari è che San Benedetto, per esempio, da piccole cose, qual è la pulizia, ma soprattutto l'imbrattamento dei muri, io vedo che chi viene a San Benedetto una cosa che nota è che la città è piena di scritte che non sono dei graffiti, ma sono proprio degli imbrattamenti dei muri. Dei dispetti, certo. Quindi ecco, tutto questo meccanismo dovrebbe essere coadiuvato da una governance turistica che oggi purtroppo a San Benedetto io non la individuo. Stiamo cercando con dei tavoli del turismo di fare qualcosa, ma devo dire siamo ancora lontani, quindi queste differenze fra, come dici tu, il Senigallia e San Benedetto, chiaramente un esempio qualsiasi, si certo. Saputo, ecco, dopo anche come gli eventi, chiaramente loro riescono a fare questo evento dove, diciamo la verità, riescono ad ottenere tramite le banche o grandi sponsor nazionali anche 200-300 mila euro per fare questi eventi, però hanno successo. Qui da noi stiamo partendo, ci sono degli eventi che stanno dando una caratterizzazione enogastronomica come Anghiu. Io l'anno scorso insieme alla mia associazione abbiamo fatto il Prodetto Ingenuo, è stato un successo strepitoso, per cui però questo non basta, qui da noi mancano gli eventi e poi... Anche perché posso dire una cosa, questi eventi purtroppo non escono abbastanza fuori, perché dovrebbero avere comunque delle casse di risonanza. Tu vai Anghiu e mi sta bene che la pubblicizzi, però la pubblicizziamo forse troppo fra di noi e non va mai fuori abbastanza questo evento per essere poi amato a carattere nazionale. Certo, oltre a questa cosa che infatti condivido perfettamente quello che tu dici, c'è anche un aspetto che secondo me è il problema enorme, è grossissimo e nessuno mi può smentire, di questa città, e cioè che non abbiamo una location dove portare 10.000 o 15.000 persone, perché quelli sono gli eventi che portano gente da fuori, perché fare turismo significa prendere la gente da fuori le nostre mura e portarla a San Benedetto, non far star bene soltanto i sanbenedettesi o l'ascolano. Occorre, e manca una location, l'unico potrebbe essere lo stadio, ma noi sappiamo che c'è miriadi di problemi dove non ci sono perfino le agibilità nemmeno per 4-5 mila persone. Dovremmo utilizzare al meglio il nostro stadio. Noi ci fermiamo, fra poco torniamo insieme su R9 il Pungiglione. Radio R9, mamma mia, manca davvero poco a chiudere il nostro Pungiglione. Noi siamo veramente piccanti per alcune cose, ma dobbiamo esserlo, perché dobbiamo davvero sfatare dei miti, dobbiamo aprire, scoperchiare questi vasi di Pandora e dobbiamo cercare la verità a tutti i costi. Caro Sandro Assenti, anche a microfoni spenti ci siamo ritrovati in tanti argomenti, in tante problematiche. La burocrazia, anche per fare una richiesta, no? Di mettere un dehors, di mettere un tendone, la burocrazia ti taglia le gambe e l'imprenditoria non riesce a spiccare il volo. Dovremmo sicuramente tornare su questo argomento e su tanti altri. L'estate come si prospetta? Tu che sei un grande mattatore dell'estate. Diciamo che San Benedetto vive d'estate, purtroppo non è più come una volta che l'estate iniziava i primi di maggio e finiva il 30 di agosto perlomeno. Oggi ci sta questa tendenza del mordi e fuggi, cioè siamo diventati tutti weekendisti, sì. Si dice, per cui la gente viene il sabato, torna via la domenica, gente che prenota dal 2 di agosto al 12 di agosto. Oppure 14 e 15. Sì, e poi ti sta a guardare se il 2 viene il pomeriggio o la mattina, quasi per volere pure il giorno 2 magari libero, sì, da non pagarlo. Per cui insomma stiamo veramente, però ci sta da capire, perché la crisi in questi 5-6 anni ha veramente massacrato un po', sì, tutti i singoli segmenti. Chiaramente per l'estate io sono convinto, come dicevamo prima, che la gente ci sarà. La tendenza è che c'è
un ritorno magari anche in queste nostre terre. È stata fatta una buona politica di internazionalizzazione. Io sono andato col comune in 4-5 parti, a New York, a Amsterdam, a Mosca, a Garenburg. Diciamo c'è una voglia di tornare qua giù, anche se ci sono delle tipicità totalmente diverse, perché l'olandese vuole magari più il borgo, il russo vuole più la movida, vuole più magari l'outlet, l'americano magari vuole più magari l'enogastronomia, perché siamo molto famosi là in America con questo Italy. E va bene, ma glielo diamo, qual è il problema? Glielo diamo. Impegniamoci. Il russo vuole l'outlet, creiamo, come poi è stato fatto, nei circuiti, il bus navetta, le ragazze o i ragazzi che traducono, insomma, va bene, certo. Va bene. Il problema grosso, lo devo dire, come era prima quello della location, che non si riescono a fare degli eventi importanti, sì, in questa zona, qui il problema grosso enorme che ho appurato in tutti quanti i posti dove sono state è il problema del raggiungimento della nostra zona. Noi purtroppo stiamo fuori dai grandi circuiti, l'aeroporto di Ancona non è ancora collegato con noi, Italo pare che adesso Della Valle, da una conferenza stampa che ha fatto adesso nell'ambito dell'Expo di Milano del prossimo anno, sembrerebbe che il suo treno, di cui lui è socio, essendo di Casette Dette, potrebbe fare una fermata a San Benedetto. Questo per noi è fondamentale, perché se non si riesce a portare la gente in questa zona, poi dopo poter pensare che la gente venga diventa difficoltoso. Esatto. Per quanto riguarda specificatamente chi vive di notte o vive magari delle attività commerciali, ristoranti, discoteche, il concetto anche qui è chiarissimo, e cioè che oggi c'è poca redditività per l'operatore, per cui sicuramente la gente ci sarà, come dicevamo prima, però la propensione alla spesa si è abbassata, secondo me molti dicono del 10-15%, io penso che si è abbassata di un 50-60%, per cui l'operatore si porta. Però se voglio dare un consiglio come rappresentante del turismo della mia associazione, è evidente che io dico a tutti qualità, 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 cioè abbassiamo tutto, facciamo quello che il prezzo, abbassiamo quello che dobbiamo fare, però non abbassiamo la qualità, perché sia nell'aspetto, diciamo, prettamente gastronomico. Sì, no, non solo, ma con la qualità è difficile che uno con la qualità si affoga. Oggi uno se si affoga e per affoga, diciamo che non rischia di non essere più accattivante per l'ultimo utente, per il turista, chiaramente è soltanto se non riesce più a dare la qualità, qualità nei servizi che sono fondamentali. Qui in questa nostra zona, diciamo, la formazione è un po' bassina, ecco perché io dico dobbiamo lavorare molto sulla formazione, perché insomma i nostri padri, quelli che hanno creato il turismo a San Benedetto, oggi non danno più una certezza, cioè non ci sono più, quindi i figli, diciamo, non sono riusciti a dare una continuità a quello che è il turismo storico degli anni d'oro, degli anni 60. Peccato. Iniziamo a sorridere di più, iniziamo dal sorriso quando arriva un turista, e poi dopo tutto il resto. Beh, ovviamente... Certo, il sorriso sembra una cosa stupida, ma dietro a quel sorriso ci deve stare proprio tutta un'accoglienza che ha reso grande San Benedetto negli ultimi 40 anni. Facciamo tornare questo smile nelle nostre spiagge. Esatto, sorridete. Sandro, veramente dovremmo parlare di tutto e avremo veramente bisogno di altre ore. Il tempo non c'è, però promettimi che tornerai. Sì, torneremo, e siccome da me vengono spesso anche dei personaggi, e questo, diciamo, ne godo io come mia attività di Bagnandrea, ma anche la città, ti prometto che se viene qualche personaggio, i primi che arrivano li portiamo qui all'R9, che mi sembra la radio forse fra le più belle in cui sono stato. Questo mi fa veramente piacere, mi ne orgoglisce. Non parliamo soltanto di personaggi dello spettacolo, ma io vorrei proprio parlare con persone, imprenditori che arrivano da fuori e che hanno qualcosa da insegnarci, qualcosa di un valore aggiunto da portarci. Certo, infatti noi dobbiamo vivere di questo. Ok. Quando apre Bagnandrea? Bagnandrea ha già aperto a pranzo, però diciamo che il vero Bagnandrea, che tra l'altro rinnoviamo pure quest'anno, lo apriamo a tutti gli effetti, pranzo e cena, nel periodo pasquale, che tra l'altro ricordo, cerchiamo di utilizzarlo bene, perché dal 20 fino al 1 maggio sono tre ponti che sono concatenati fra loro, per cui la città deve essere pronta sia a livello di pulizia e sia a livello di locali, che io dico sempre, già tutti aperti. Una battuta in più, ieri ho incontrato delle persone che stanno riaprendo per la stagione un stabilimento balneare, mi hanno detto noi saremmo pronti già domani, se non fosse che ogni volta che chiamiamo dei professionisti per mettere a posto gli allacci, la corrente, il frigorifero e i piccoli lavori di manutenzione, se non fosse che loro siano così lenti e così tardivi nel presentarsi quando poi noi li chiamiamo per effettuare questi lavoretti. Anche questo, insomma, è veramente... Ragazzi, forza e coraggio, svegliamoci, perché abbiamo bisogno anche di una certa lucidità e velocità. Grazie a Sandro Assenti, Bagnandrea, che è stato con noi. L'appuntamento con R9, il Pungiglione, per domani alle 11. Ovviamente presto con Sandro Assenti, che tornerà a trovarci. Grazie, buon proseguimento. Tutti.